All'inizio poteva sembrare, come posso dire, un caso isolato, una svista, cioè i dati che arrivavano erano completamente diversi da quello che venivano comunicati dalla regione e dall'azienda sanitaria locale. E la cosa è continuata per giorni, quindi mi sembrava doveroso interrogare il governo affinché potesse intervenire per capire come mai ci sono queste discordanze così forti fra i dati forniti dalla Regione Toscana e quelli dell'azienda sanitaria locale. Si parla di differenze di contagiati di oltre un centinaio di persone. Perché è importante aver sollevato questo caso? Perché la lettura dei dati è fondamentale per capire in quale direzione e come operare le scelte di eventuali ulteriori restrizioni o di eventuali aperture. Comunque sia, la lettura dei dati deve essere fondamentale e corretta. E quindi deve essere omogenea. Ecco perché ho ritenuto opportuno su questa faccenda interrogare il governo, anche perché non è solamente un problema di Prato, ma mi sembra che si stia allargando anche altre zone, altri comuni, non solo della nostra provincia, ma anche tutta la regione.